Buongiorno, insomma si parla di viaggio e Isoradio certamente non poteva mancare, insomma, in questo viaggio sia pure gastronomico, sia pure di prodotti di eccellenza del nostro paese. Grazie a chi ha organizzato questo evento, grazie a voi che siete venuti ad assistere, grazie ovviamente anche ai colleghi della stampa che sicuramente scriveranno bene dell'evento. Detto questo, ringraziamo anche la struttura che ci ospita, una struttura elegante che raccoglie anche tanta storia, quella storia che noi cercheremo di capire grazie ai nostri ospiti. Quando ci siamo incontrati pochi minuti fa, la cosa che più mi ha colpito è stata che si racconta una storia di tante storie, e questo è piuttosto interessante. Allora, iniziamo a presentare subito i nostri ospiti. Abbiamo Giorgio Beltrami di Barilla. Volevo aggiungere una cosa a tutti i numeri sicuramente importanti che sono stati elencati da chi mi ha preceduto, che Barilla occupa oltre 8.000 persone e questo credo che sia un dato molto molto importante, insomma, di questi tempi è molto importante. Poi c'è Agostino Santoni, amministratore delegato Sisco Italia, Stefano Mantegazza, NTT Data Italy, Mario Guidi, presidente Confagricoltura, Francesco Marandino, amministratore unico di Penelope. Questi sono tutti i soggetti, da loro cercheremo proprio di conoscere qual è stato il cammino, qual è stato il percorso che ha portato poi alla giornata di oggi, ma soprattutto ai prodotti che vi sono stati presentati e che sono ovviamente alla portata di tutti. Iniziamo subito ad ascoltare il professor Mario Guidi, presidente Confagricoltura. Abbiamo cambiato un attimo l'ordine perché c'è un aereo che tra poco parte. Allora, noi ci conosciamo perché tante volte ci siamo incontrati in radio. Loro sono veramente una macchina da guerra, ma soprattutto la cosa che più mi fa piacere ogni volta che lo incontriamo è che veramente stanno a difesa del lavoro italiano e dei prodotti italiani. Al professor Guidi faccio subito una domanda. Quanto è stato importante avere questa opportunità per l'agricoltura, per i tanti agricoltori che lavorano? Beh, intanto finalmente dopo tanti ingegneri un agricoltore, quindi, non un professore, per così dire. Quindi cercherò di tradurvi con parole più semplici, io sono un uomo semplice della terra, ciò che è stato invece molto ben raccontato prima di me e perché Confagricoltura ritiene che questo sia un progetto assolutamente condivisibile e su cui puntare. Per fare questo torno un attimo indietro. Io sono agricoltore, come dicevo, e sono stato allevato in una visione dell'agricoltura completamente diversa da quella che ho oggi maturato dopo 4 anni della presidenza di Confagricoltura. Il tema principale del nostro tempo è essere contemporanei, riuscire a essere contemporanei con il nostro tempo, e quindi io credo di poter diventare un miglior presidente, un miglior imprenditore se smetto di pensare la mia azienda in funzione mia e comincio a pensarla in funzione di mia figlia che ha 21 anni. Che cosa sarebbe in grado di fare mia figlia con la conoscenza che ha della tecnologia? Che cosa sarebbe in grado di fare mia figlia con la mia azienda se potesse disporre di strumenti? E così, informandomi e conoscendo il progetto di Safety for Food, l'ho trovato perfettamente coerente con la contemporaneità che oggi viviamo. È stato detto che l'agricoltura e l'agroalimentare è uno dei business, diciamo, del presente ma anche del futuro, soprattutto per l'Italia che fa del Made in Italy un brand fondamentale, uno dei propri fattori di crescita, e quindi nell'era della tecnologia anche l'agricoltura, che sembra il settore, diciamo così, più antico, o viene chiamato settore primario, dandogli anche un senso di stabilità, per così dire, può beneficiare degli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Quali sono i driver di sviluppo che oggi noi riconosciamo? Certamente la necessità di produrre di più e meglio. Meglio di più perché il mondo ha fame e con
controbilanciandolo con una riduzione degli sprechi, riusciremo forse ad ottenere che nel 2050 questi 9 miliardi di individui possano essere alimentati con la stessa quantità di input produttivi. Vuol dire concimi, acqua principalmente e input e fattori. È una sfida che fa tremare le vene ai polsi riuscire a produrre il 50% in più del cibo a parità di input produttivi. E quindi è qualcosa di cui ci preoccupiamo. E d'altronde siamo a Milano, siamo nel periodo dell'Expo, il titolo dell'Expo è Nutrire il pianeta, energia per la vita, e quindi siamo perfettamente contemporanei. Il secondo elemento, il secondo driver però è come fare tutto questo, l'ho già detto, in maniera sostenibile. Questo è il cambio di passo che anche noi agricoltori possiamo e dobbiamo fare, per due motivi. Un primo motivo basico, molto importante, è quella della sostenibilità, che deve essere ambientale, sociale ed economica. Un passo importante in questa direzione, queste tre gambe, diciamo, della sostenibilità. Non sempre è stato così, solo recentemente. Tant'è che io ho consigliato il ministro Gianluca Galletti, che è di Bologna, quindi delle mie terre, di cambiare, diciamo, il nome del Ministero dell'Ambiente, ma chiamarlo Ministero dello Sviluppo Sostenibile. Perché ambiente e sostenibilità, ambiente è quello in cui viviamo, ambiente è quello che va tutelato. La sostenibilità ambientale, poi, come abbiamo visto da Barilla, diventa un elemento addirittura di business, diventa un elemento per cui il cittadino consumatore sceglie un determinato prodotto. Allora tutto questo come Sisco o come Safety for Food si inserisce? Nel consentire che queste tecnologie, queste possibilità siano a disposizione di tutti, di tutta la food chain, la catena, diciamo così, alimentare. Seguendo un ulteriore principio che ho imparato solo recentemente, lo faccio con questo esempio. Negli anni 2000 i grandi player della comunicazione, quindi immagino anche Sisco, pensavano che quello che volevano i consumatori, i cittadini, fosse scaricare, quindi fare download delle informazioni, dei programmi, dai diversi siti, e quindi la costruzione di un sito era fatta in maniera tale da consentire il download di un programma da mettere al residente su un proprio programma e da far funzionare sul proprio computer. Non sapevano che il cittadino consumatore, diciamo, di internet voleva fare esattamente il contrario, voleva fare upload, voleva caricare in internet, nel mondo virtuale, le proprie conoscenze. E allora si inverte un po' il paradigma per cui la proprietà della conoscenza diventa potere o diventa elemento di vantaggio, e la messa a disposizione della conoscenza. Nella estensione del progetto Safety for Food che io ho visto, tutti partecipano ed alimentano la conoscenza che alla fine va a vantaggio di tutti, perché si parte sicuramente dall'immettere i dati, diciamo così, agronomici di conoscenza, si utilizzano le tecnologie, lo si trasforma in un elemento di comunicazione, ma anche in un elemento di conoscenza del commercio, degli spazi commerciali, delle opportunità commerciali, perché tutto va a alimentare una banca dati che è ancora una volta a disposizione di tutti, e quindi da lì puoi conoscere le migliori tecniche che tu puoi mettere a disposizione. Quindi il vantaggio del progetto è proprio di utilizzare tutte le banche dati, mettere a sistema tutte le banche dati che sono a disposizione e che consentono di aumentare, diciamo così, la massa critica, risolvendo un ultimo problema che noi abbiamo come aziende agricole, ma credo tutti quanti. E lo faccio con l'esempio delle bottiglie di vino, che è un esempio, diciamo così, forse anche banale. Noi dobbiamo certificare un prodotto di OCG, cioè un prodotto di elevata qualità del vino, con quella che si chiama una fascetta, che viene realizzata dalla zecca dello Stato. Adesso io spero che non mi senta, ma tanto sanno il mio pensiero, e che è molto costosa. E allo stesso tempo è costosa, ma potenzialmente può essere contraffatta. Se noi utilizzassimo i sistemi così di certificazione, abbinandoli, diciamo così, a QR code, alla fotografia, all'utilizzo degli strumenti, che non sono più telefoni, insomma, ma strumenti, potremmo avere una diffusione delle informazioni e una diffusione dei controlli molto efficace. L'ultimo elemento, e chiudo, che mi intriga, che mi interessa di Safety for Food, è che consente, parlo per la parte agricola, diciamo così, di mettere assieme quelle che sono le necessità di certificazione obbligatoria delle aziende
con le opportunità della conoscenza tecnologica. Prima si parlava di quaderno di campagna, quindi è un obbligo di registrazione che allo stesso tempo però può essere alimentato dai processi che io faccio a monte e a valle, in maniera tale da diciamo così intrecciare le funzioni diciamo opportunistiche della tecnologia con quelle obbligatorie della. Quindi un progetto molto integrato e che consente di avere visioni da diverse sfaccettature e con diverse opportunità. Tante informazioni che possono certamente contribuire a farci stare più sicuri, a tutelare un po' quelli che sono i consumatori. Lei ha citato la contraffazione. Quanto questo sistema o quanto la tecnologia può aiutare a far sì che la contraffazione sia sempre più difficile per i delinquenti proporre prodotti non reali, non veri? Moltissimo già oggi, se fossimo in grado di realizzarlo, non è possibile stimarlo percentualmente, ma sicuramente molto, ma soprattutto quello che tutti quanti in questi tempi, diciamo così, sono attanagliati, per così dire, dall'ansia della crisi. Quasi nessuno vorrebbe vivere in questo tempo. Tutti sono nostalgici, tutti rimpiangono i tempi che sono passati, tutti tranne i giovani e probabilmente tranne me, che trovo questo tempo uno dei più stimolanti, uno dei più ricchi di opportunità che noi abbiamo, se sappiamo usare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Anche nel caso della contraffazione, cioè del contrasto, diciamo così, anche a quelli che sono gli interessi degli agricoltori o dell'industria di trasformazione, la possibilità di utilizzare la tecnologia, vista in una dinamica di crescita futura, è esponenziale. Cioè, quello che voglio dire è che gli italiani stanno crescendo, gli italiani non sono tecnologici, non sanno usare il computer, ma navigano come Cristoforo Colombo in maniera esemplare. Siamo bravissimi a navigare, siamo bravissimi a usare l'iPad, l'iPhone e tutti questi strumenti o altre tecnologie, ho citato delle marche commerciali, non va bene, ma insomma siamo bravissimi diciamo, in questa capacità. E quindi in prospettiva e tutto il pianeta crescerà in maniera esponenziale l'utilizzo di questa tecnologia. E crescerà in maniera esponenziale la possibilità quindi di contrastare questi elementi di contraffazione che fanno male sia al consumatore sia. E poi puntiamo su un consumatore sempre più evoluto, ma diciamo così un consumatore che è un po' pigro, ecco, insomma, ha bisogno di un'informazione immediata. È cambiata anche la circolazione delle informazioni, la modalità. Faccio quest'ultimo esempio. Una volta le informazioni erano residenti. Ai miei tempi si comprava l'enciclopedia Trecani, erano volumi pesantissimi, costosissimi, le famiglie si indebitavano e le informazioni erano residenti là. L'unico modo per portarci in giro le informazioni per la vita sociale ed economica era portarli dentro in testa. Da qui un'istruzione nozionistica che ti, diciamo così, a memoria faceva imparare delle cose perché al massimo tornavi a casa la sera, dovevi aprire questi libroni, ce ne avevi la forza. Oggi non è più così. Al di là degli errori che sono stati citati prima, ammetto degli errori, oggi l'informazione è a disposizione immediata e a costo zero. In qualsiasi momento tu con gli strumenti informatici che hai, col telefonino, chiamiamolo così, puoi conoscere tutto di tutti, quindi non c'è più bisogno di portarle in testa. In testa c'è bisogno di portare l'elaborazione delle idee e delle informazioni, quindi anche, diciamo così, la formazione dovrebbe cambiare, ma questo sarebbe un altro discorso. Questo ci consente di dire che noi organizzazioni, chi ha responsabilità sociale, deve cominciare oggi a progettare il futuro. Un futuro che cambia velocissimamente, perché il futuro consuma, ogni ora, ogni giorno che passa consuma un futuro diverso, cioè cambia il futuro, è come si chiamava quel dio greco che mangiava i propri figli nell'idea che dava che il presente continua a mangiare, diciamo così, il futuro e lo cambia continuamente. Ma noi dobbiamo con queste tecnologie progettare un futuro. Perché la crisi che vive oggi l'Italia, che vive questo pianeta, è frutto di una progettazione sbagliata del passato. Oggi noi siamo più consapevoli, sappiamo i danni che possiamo fare a noi e al pianeta. E 20 anni fa in agricoltura non lo sapevamo, noi facevamo trattamenti antiparassitari, concimavamo, non credevamo di sbagliare, non sapevamo. Oggi siamo più consapevoli e abbiamo la tecnologia per
gestire questa consapevolezza nella progettazione di un futuro. Questa, non lo dico esagerando, è un pezzo di progettazione di un futuro, a cui per esempio noi stiamo cercando di orientare dei testi legislativi apparentemente lontani per far sì che il testo unico della vite e del vino, per esempio, possa consentire che le certificazioni vengano fatte in questo modo. Ci sono domande, c'è qualche collega che vuole rivolgere qualche domanda al Presidente Guidi, che come già ho detto all'inizio ha necessità di lasciare questo incontro. Va bene così? Prego. Scusa, chi sei? Volevo capire come, probabilmente una cosa di cui poi parlerete all'atto pratico, poi l'adesione poi man mano dei produttori, come funzionerà questa piattaforma. Adesso da quello che vedo c'è un progetto diciamo sperimentale che è quello legato a Barilla. Come immagino per far aderire i diversi produttori poi si farà capo alle associazioni come voi. Avete già una roadmap pratica per instradarvi su questa cosa? No, roadmap pratica no, posso dire il mio pensiero maturato dopo l'incontro con Cisco che si è svolto qualche settimana fa. Primo elemento, il cloud. Tutto quello che noi facciamo da qui in poi deve essere su cloud. Non può essere residente, perché la mobilità delle persone e delle imprese agricole, degli imprenditori, no, le imprese agricole sono qualcosa di assolutamente stabile, ho sbagliato, scusate, gli imprenditori si muovono. Dico questo anche perché chi mi ha sentito in passato sa che quando mi chiedono che cosa serve all'agricoltura, lasciando scioccati buona parte dei miei associati, dico la banda larga, è quello che serve di più, perché proprio per la fisionomia dell'impresa agricola che è distale, che è lontana dal centro, ha bisogno di essere connessa e i giovani hanno bisogno di essere connessi per stare in agricoltura e di essere in rete. Quindi il cloud gestito o offerto da Confagricoltura alle proprie aziende associate con l'apporto delle conoscenze da parte di tutti. Poi semplicemente è uno strumento integrato che consente all'agricoltore che si vuole dotare di tutti i pezzi che si agganciano, diciamo così, a questa struttura di base, partendo dall'analisi del terreno, alle analisi fisico-chimiche del terreno, alle analisi ambientali, le sonde. Un'altra grande, diciamo così, frontiera è quella dei sensori remoti. Avrete sentito parlare dei droni anche, cioè c'è molta tecnologia che non proviene dall'agricoltura ma di cui l'agricoltura può beneficiare. Quindi teoricamente, io lo faccio già per la mia azienda, mentre sono a Roma a fare il presidente di Confagricoltura, quindi a cambiare mestiere, controllo che cosa succede nella mia azienda perché in remoto posso controllare se devo dare ordine ai miei operai di irrigare o non irrigare, se è il momento di trattare il frutteto perché le condizioni, diciamo così, di umidità sono tali da e quindi consentirmi di gestire tutta la parte. Poi naturalmente aziende agricole si fermano ad un certo punto, quindi col grano da fornire a Barilla e quindi passeranno a Barilla, diciamo così, il grano, ma non solo, diciamo, la conoscenza, ma non la passeranno più in maniera cartacea, la passeranno in termini di conoscenza diretta, perché siamo nel cloud, siamo a disposizione di tutti e quindi, a parte la gestione remota, consente la condivisione. Ma se fossi un'azienda vitivinicola, l'esperimento che abbiamo fatto, lì comincerei a gestire l'uva, che poi diventa vino, e quindi, conoscendo tutto quello che c'è di agronomico prima, sono già pronto a fare il quaderno di cantina, sono già pronto a fare le certificazioni che servono, le comunicazioni, e l'organismo di controllo, il Ministero, mi controlla di più. Ma è una cosa che noi vogliamo accettare, perché la trasparenza è l'altro elemento di vero valore che non abbiamo scoperto fino ad oggi, e quindi essere in un qualche modo obbligati, passatemi il termine assolutamente sbagliato, ad essere trasparenti e a fare conseguenzialmente i lavori diventa un elemento di valorizzazione anche per le aziende agricole. Altre domande? Allora ringraziamo e salutiamo il Presidente Mario Guidi di Confagricoltura.